arrivano gli aumenti di stipendio per medici e dirigenti della sanità pugliese. La giunta regionale ha approvato il riparto tra le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale delle risorse per il rinnovo contrattuale con gli adeguamenti delle redistribuzioni e delle quote INAIL. Le risorse messe a disposizione, pari a circa 28 milioni di euro, saranno ripartite tra le aziende e gli enti del sistema sanitario regionale sulla base dei criteri condivisi con le organizzazioni sindacali della dirigenza dell'area sanità. Con queste risorse saranno incrementati i fondi per gli stipendi, come previsto dal vigente contratto di lavoro 2019-2021. In particolare, il contratto nazionale di lavoro per la dirigenza sanitaria prevede l'incremento delle risorse destinate al fondo contrattuale del contratto collettivo, il cosiddetto fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro. Le risorse destinate a tale finalità, pari a oltre 13 milioni di euro, sono ripartite tra le aziende e gli enti del sistema sanitario regionale in misura pro quota per teste equivalenti sulla base dei cedolini stipendiali erogati al personale della dirigenza sanitaria per ciascun anno di riferimento. Previsto anche l'incremento delle risorse destinate al fondo contrattuale per la retribuzione degli incarichi. Le risorse complessive, pari a oltre 9 milioni di euro, sono ripartite tra le aziende e gli enti del sistema sanitario regionale per una quota pari al 45% in misura pro quota per teste equivalenti e per il restante 55% in misura proporzionale al valore medio pro capite del fondo per la retribuzione degli incarichi aziendali rispetto alla media regionale per l'anno di riferimento. Infine c'è la ripartizione e l'assegnazione al fondo per la retribuzione di risultato delle risorse trasferite annualmente dall'INAIL al Fondo Sanitario Nazionale per il personale medico dipendente del Servizio Sanitario Regionale e per i rinnovi contrattuali della medicina convenzionata. Le risorse destinate a tale finalità, pari a oltre 5 milioni di euro, sono ripartite in misura proporzionale al numero complessivo di certificati medici rilasciati dai medici dipendenti di ciascuna azienda del sistema sanitario regionale. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e il vicepresidente Raffaele Piemontese hanno espresso sincera gratitudine a tutte le organizzazioni sindacali e ai dirigenti del Dipartimento Salute per la costruttiva e proficua collaborazione dimostrata nel tavolo di confronto finalizzato a valorizzare il quotidiano impegno profuso dagli operatori sanitari del sistema sanitario regionale con grande professionalità anche in condizioni difficili.